Oggi vi presento la video recensione di Cat S41, uno smartphone super resistente, infatti ha una costruzione praticamente con un esoscheletro che gli va a conferire una certificazione P68, potete andarlo ad immergere completamente in acqua per diversi minuti e anche a un'altezza notevole, ed inoltre ha anche una certificazione militare G810, quindi comunque un prodotto super resistente, potete lanciarlo a terra, farlo cadere più e più volte e non si romperà assolutamente. Un prodotto interessante per chi fa un lavoro quotidianamente magari in un ambiente ostile come può essere un cantiere, e proprio per questo vi sottolineo il fatto che comunque Cat non è altro che Caterpillar, che comunque il costruttore e il produttore di alcuni macchinari in edilizia pesante. Inoltre vi sottolineo che comunque questo è un prodotto che magari io consiglio anche all'amico che fa cadere 10 volte al giorno lo smartphone a terra e magari ogni 2 mesi deve andarlo a cambiare, oppure magari a qualche novello genitore che debba far vedere magari il cartone animato preferito al proprio bimbo, e ovviamente questo può andare anche ad utilizzarlo magari con le mani sporche. Questo è comunque un prodotto resistentissimo, su questo non c'è alcun tipo di dubbio. La confezione di vendita va a ricomprendere lo smartphone, questa è la confezione di vendita, ve la faccio vedere perché comunque ha una colorazione che riprende la tradizione Caterpillar. Abbiamo quindi oltre allo smartphone anche questo cavetto che è di tipo USB femmina e micro USB per andare a ricaricare un altro smartphone, quindi sì, potete utilizzare l'S41 anche come forma di power bank, quindi di caricatore esterno. Abbiamo il cavetto micro USB, USB normale per la connessione all'alimentatore, che è questo qui, alimentatore che esce a 12V 1,5A e ricarica la batteria, che è gigantesca e non estraibile, da 5000 mAh in all'incirca 3 ore e mezza. Fra le altre cose è presente all'interno della confezione anche un vetro temperato che possiamo andare ad applicare immediatamente sullo smartphone. Io ovviamente l'ho utilizzato senza il vetro per andare a testare la qualità del display. Sul frame sono presenti delle viti a vista, questo perché comunque è un prodotto che nasce con l'idea di essere utilizzato da lavoratori che ovviamente non hanno una scrivania e che debbano comunque tutti quanti i giorni essere in condizioni anche avverse, come potrebbe essere l'aria aperta o per l'appunto fare lavori particolarmente fisici. Abbiamo nella parte in alto il jack da 3,5 mm per le cuffie, il secondo microfono. Sulla destra il tasto di accensione, spegnimento e di regolazione dei volumi, hanno una texture davvero molto bella, con addirittura il tasto meno e più, quindi sono a rilievo, si riesce a capire comunque al tatto che tipo di tasto stiamo andando a premere. Nella parte qui in basso la porta di tipo micro USB per la ricarica con l'altoparlante di sistema, la porta per la ricarica è coperta da un cappuccio anche in questo caso, mentre l'altoparlante di sistema suona alla perfezione. Sul lato sinistro abbiamo il tasto che è in colorazione arancione, costruzione metallica, che potremo andare a gestire, quindi andando a magari assegnare un'applicazione come ad esempio ho fatto io ho assegnato per l'appunto Facebook, oppure possiamo utilizzarlo per lanciare magari un tipo di azione all'interno dello smartphone, oppure utilizzare questo tasto per attivare la connettività PTT, cioè ci permetterà insomma con un altro smartphone di utilizzare quindi quest'ultimo come un walkie talkie, cosa interessante magari per gli escursionisti. Abbiamo infine l'entrata per la micro SD e per la nano SIM. Per riuscire ad installare la nano SIM dovrete andare ad avere delle unghie molto lunghe, oppure dovrete fare come ho fatto io, cioè utilizzare magari qualche arnese per riuscire ad estrarre per l'appunto la SIM. Posteriormente una fotocamera da 13 megapixel con i flash LED. Abbiamo il logo Cat che è costruito con una lamina in alluminio, penso che con il tempo e magari se andate ad utilizzare anche magari dei supporti d'auto se ne possa anche venire via, quindi io comunque vi segnalo questa cosa qui, fate attenzione alle letterine perché potrebbero effettivamente saltar via. Anteriormente invece abbiamo una fotocamera da 8 megapixel, la capsula auricolare che si sente davvero alla grande.
dal punto di vista telefonico è promosso a pieni voti, infatti l'audio in chiamata è davvero perfetto, addirittura anche facendo qualche chiamata con l'altoparlante di sistema si sente benissimo, microfono davvero di qualità. Abbiamo poi un LED RGB che si vede anche molto bene, in basso i tasti che sono quindi costruiti in modo da essere sempre raggiungibili anche magari all'interno di un fluido, quindi se magari lo utilizziamo con le mani sporche oppure con le mani bagnate riusciamo senza problemi a primo colpo ad individuare i tre tasti. Il display è un'unità da 5 pollici Full HD però con tecnologia TFT, cosa significa? Che quindi è un display mediocre con angoli di visione davvero terribili all'interno di questo 2017, però penso che se da qualche parte si doveva andare a risparmiare, insomma, CAT in questo caso ha deciso di farlo sul display. Comunque in linea generale si utilizza senza particolari problemi all'aria aperta, quindi se avete comunque il timore che la luminosità massima non sia efficace vi tolgo immediatamente questo dubbio perché si vede davvero molto bene, ma come ho detto comunque la tecnologia è un po' vecchiotta. All'interno troviamo però una piattaforma hardware che è basata su una CPU MediaTek MT6757, octa-core con i 4 core, quelli più potenti che lavorano a 2,5 GHz, abbiamo l'ARM Mali T880 MP2 con un picco che può arrivare a 900 MHz di frequenza massima, questa è una tecnologia di tipo dual core, 3 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna che come avete potuto vedere prima per la presenza del carrellino per l'installazione della micro SD è possibile andare ad espandere, batteria da 5000 mAh che è davvero il suo punto di forza assoluto, questo è lo smartphone che vi permetterà di fare 2 giorni di utilizzo pieni, però vi racconterò poi successivamente quante ore di schermo e con che condizioni. Una connettività che è di tipo 802.11 BGN soltanto, però dual channel, con anche la possibilità di utilizzare il GPS e la GPS, il GLONASS e anche Beidou, quindi comunque una dotazione completa, c'è anche la presenza dell'NFC e della radio FM. Questo è un prodotto con cui è possibile andare a navigare senza nessun tipo di problema, è presente sin da subito Chrome, vi faccio caricare comunque la home page di Notebook Italia. In linea generale ho visto che non c'è una grandissima ottimizzazione del software, questo ve lo dico in virtù del fatto che ho provato tanti dispositivi con questa piattaforma hardware e in qualche caso ho notato che erano più reattivi di questo S41, però in linea generale comunque l'esperienza è davvero molto buona, anche nel caso della navigazione web comunque la lettura del testo in nero su bianco è davvero soddisfacente. Sebbene non si possa avvicinare alla lettura nero su bianco di altri pannelli come ad esempio quello AMOLED oppure anche quello meno importante sotto il profilo dei colori come quello IPS. La fotocamera installata è davvero basilare sia dal punto di vista del software che ho trovato essere anche abbastanza diciamo scarno di funzionalità. Vi faccio vedere che nelle impostazioni possiamo scegliere innanzitutto il tipo di scatto, se automatico, picture in picture oppure panoramico, ma la scelta resta per l'appunto questa, non si può andare oltre. Gli scatti che vengono eseguiti dalla fotocamera principale sono diciamo da 5, però posso anche capire che insomma su questa categoria di dispositivo non si sia voluto diciamo puntato tantissimo sulla multimedialità, anche perché difficilmente vedo magari un operaio oppure magari una mamma intenta a badare al figlio piccolo, mettersi a fare tante foto e magari aspettarsi anche di avere un risultato eccellente. Comunque è un prodotto che diciamo sì, riesce a fare qualche foto ma niente di particolare, come del resto anche la fotocamera secondaria fa dei selfie che sì, possono essere utilizzati senza alcun problema anche sui social, però ovviamente non potrà tirare fuori dei veri e propri capolavori. I video vengono girati alla risoluzione massima del Full HD a 30 fps, anche questi sono mediocri, diciamo che sono fra la sufficienza e la leggera insufficienza. Beh certo, io sotto questo punto di vista vado comunque a scusare la mancanza di un comparto multimediale di livello proprio per il tipo di dispositivo che ci troviamo a maneggiare.
Si può giocare con questo dispositivo? Beh sì, si può fare grazie alla presenza dell'ARM Mali T880MP2, fa girare senza problemi diversi giochi anche abbastanza moderni, con un dettaglio medio-basso certo, ma un frame rate che comunque mi ha convinto. Non ho trovato particolari problematicità, soprattutto nella riproduzione sul lungo periodo, riproduzione di giochi sul lungo periodo che non vanno ad incidere poi anche sulle temperature di questa scocca super resistente, scocca che resta dopo un'ora di gioco sui 30 gradi all'incirca, quindi è comunque promossa dal punto di vista della dissipazione termica, e ovviamente non poteva essere che così visto che comunque ha un esoscheletro davvero importantissimo. La cosa che poi in più mi ha stupito, come vi dicevo precedentemente, è la durata della batteria, che mi ha permesso di fare 2 giorni di utilizzo intenso e di superarli senza problemi, con 12, e dico 12, ore di schermo sempre acceso. Quindi un prodotto che dal punto di vista energetico si pone ai vertici della sua, ma anche della categoria in generale di tutti quanti gli smartphone. Io sinceramente non ero mai riuscito a chiudere 2 giornate di utilizzo, quindi energeticamente questo è un vero e proprio mostro. CAT S41 è possibile acquistarlo all'interno di alcune catene di elettronica di consumo, quindi ad esempio un Media World per citarne uno, a 349 euro. È un prodotto che io consiglio alla persona che vada a rompere un mese sì e l'altro pure il proprio dispositivo, magari per una caduta accidentale, oppure se faceste dei lavori davvero complicati all'aria aperta e quindi aveste bisogno di tanta tanta resistenza.